19 giugno, ore 22:25, nord 14.45, ovest 57:16, direzione 240 sud-ovest. Ora il vento soffia forte e il mare mi sbatacchia di qua e di là. I mesi, le settimane e i giorni passeranno così unanime da non riuscire forse più a scandire il tempo nelle sue variegate forme. Ma devo trovare la volontà per ricordare tutto dall'inizio. Mio padre mi disse subito che stava morendo e malediceva la morte che stava per venire a prendere prima che fosse riuscita a realizzare il suo ultimo, più eccentrico, grande sogno: andare in America con un'automobile attraversando l'Oceano Atlantico. Ma cominciamo dall'inizio. Dobbiamo ancora caricare una quantità esagerata di materiale nei canotti e poi varare la Ford. Tutto questo accadrà nel breve respiro di una notte. Tutte le nostre speranze, fatiche, sogni, illusioni ci attendono lì, galleggiando nell'oceano. Ore 5. Siamo stanchissimi, ma decisi a partire, prima che qualcuno ci possa fermare. Legami il tuo sogno. Dovevamo portarci più al largo possibile per raggiungere i venti costanti alisei che soffiano verso ovest, e avevamo studiato attentamente il funzionamento delle correnti oceaniche, di quelle fredde che dalle coste occidentali dell'Atlantico scendono a sud-ovest, prima verso l'equatore e infine verso l'America centrale, e lasciarci trasportare alla deriva, senza nessun controllo su una rotta da seguire. Io mi trovo... Come sta? Come senti? La sensazione dentro, la sensazione...
Io non so molto del mare, ma so che qui è così. E quanto importi nella vita, non già di essere forti, ma di sentirsi forti, di essersi misurati almeno una volta, di essersi trovati almeno una volta nella condizione umana più antica, soli, davanti alla pietra cieca e sorda, senza altri aiuti che le proprie mani e la propria testa.